Pinna, si festeggia una vittoria nel derby, festeggia anche tu perché hai fatto un bellissimo gol, l'importanza di questi tre punti. No, siamo molto contenti perché avevamo bisogno di punti, dopo il passo falso a Formia comunque avevamo bisogno di riprendere fiducia, anche perché avevamo fatto un buon risultato contro la Nocerina e quindi diciamo che dobbiamo prendere un po' più di continuità per raggiungere degli obiettivi comunque che vogliamo tutti. La partita si sblocca subito, gran punizione di Masia, poi subito un po' il ritorno dell'Arzacchia nel pareggio, ma la differenza è stata fatta dopo l'intervallo. Sì, ha fatto un gran gol Alessandro, abbiamo sbloccato subito la partita, poi stavamo tenendo bene il campo, comunque abbiamo preso un gol diciamo evitabile. E poi nel secondo tempo secondo me siamo entrati con quella fame giusta che comunque ci ha permesso di giocare, di metterli lì e di provare comunque a creare, e ci siamo riusciti, abbiamo fatto gol con Francesco e poi fortunatamente ho fatto gol anch'io. Ecco, i due gol quasi in sequenza, Virdis, classico gol del centravanti d'aria, si è inserito benissimo sul tiro di Califa. Vuoi appunto un tuo commento su questo gol e poi il tuo è stato bellissimo perché poi il pallonetto sembra facile da fuori ma bisogna saper calibrare il tutto. Sì, guarda, Francesco, quelli sono i gol alla Virdis perché... Tu lo conosci bene? Sì, perché... lo conosco bene e comunque quelli sono i suoi gol. Sa leggere molto bene la palla e bisogna solo che imparare da lui. E poi per il mio gol diciamo che sono stato fortunato a trovare un po' la difesa scoperta e poi da là non si deve sbagliare. Avete finito un po' in sofferenza perché c'è stata l'espulsione di De Martis, il rigore loro a tempo scaduto, non vi ha tolto appunto questa gioia dei tre punti, domenica prossima un altro derby. Sì, abbiamo sofferto alla fine perché comunque c'è stata l'espulsione di Giacomo, diciamo secondo me un po' da rivedere, poi il rigore che ci può stare o non ci può stare, ma comunque siamo stati bravi a tenere il campo, a mantenere la calma e a portare a casa i tre punti che era l'unica cosa che contava diciamo. Proiettiamoci su per il derby. Dobbiamo approcciare la gara come l'abbiamo approcciata oggi, con la giusta mentalità, dobbiamo creare molto e diciamo che dobbiamo andare là a fare la partita senza ombra di dubbio, è inutile che ci nascondiamo. Ecco, senti, siccome conosci bene il Vannisanna, come bisognerà giocare in quel campo? Perché si passa da una superficie in sintetico, un campo piccolo, a erba naturale, campo grandissimo. Il Vannisanna ci ho giocato e secondo me non sarà sicuramente in ottime condizioni perché a parte che è un campo grande rispetto al nostro, diciamo che è l'opposto, e poi secondo me proprio il terreno di gioco non sarà in ottime condizioni, ma noi andiamo là, facciamo il nostro gioco, stiamo concentrati, aggressivi, con la giusta mentalità e andiamo a fare la nostra partita senza alibi. Senti, una classifica non veritiera se non altro perché non avete fatto tutti le stesse gare, però siete un po' lì compatti, oggi pareggiando Latina, voi state venendo su, fuori, cosa si può prospettare per questo Muravera? Come ho già detto, dobbiamo trovare un più di continuità per magari toglierci delle soddisfazioni che comunque tutti vogliamo. E poi il fatto che non tutti abbiano le stesse partite sfortunatamente non dipende da noi e quindi diciamo che dobbiamo approfittare dei vantaggi e dobbiamo cercare di ridurre gli svantaggi ai minimi termini, nel senso che poi se ci troviamo un mese a non giocare e un altro mese dobbiamo fare 7 partite dobbiamo sfruttare la nostra rosa ampia e non ci sono alibi, ripeto. Senti Nino, si gioca a calcio, si parte dai dilettanti per arrivare nel professionismo, qual è il tuo obiettivo? Perché comunque le prove importanti ci sono dall'anno scorso e anche quest'anno per te. Naturalmente il mio obiettivo è arrivare nei professionisti, come penso gli obiettivi di tutti i ragazzi che ci sono qua, ma anche nel tutto il panorama del calcio dilettantistico. Si cerca sempre di dare il massimo, di far bene e poi ciò che viene lo prendiamo. Grazie Nino, complimenti per tutto, il gol, la stagione, la classifica, c'è tanto ancora da fare, complimenti. Grazie.